Hola ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Pochi e oggi siamo tornati qui su La ed una banda di ladri. Nella scorsa parte abbiamo affrontato Croc La. Sbrigati Slime, la situazione è fuori controllo. Ecco qua, ecco. Quando si fermerà quell'uccello? Fermatelo! Non ce la faccio più! Ecco, eccomi qua, ragazzi. Ok. La vita mi sta passando letteralmente davanti agli occhi. Dai, vai. Se sopravvivo, non andrò mai più tanto veloce. No! No! Dai! Sapete cosa bisogna fare quando ci sono troppo... Male! Sapete cosa bisogna fare quando si fanno troppi fail? Si deve tagliare! Eccoci! Volevate un mio pezzo? Ecco qua! Divertitevi con questi! Nila, avrai anche un nuovo corpo, ma resti la traditrice vigliacca e meschina che abbiamo sempre sconfitto. E anche stavolta te la faremo vedere. Fai il coraggioso finché puoi, Cooper. Anche se non possiedo l'immortalità concessa dal Lord Ocuro, ho un'energia che cresce. Dai! Ah! Ok. No! Dai. Ah. Guardate. Vabbè. Ottimo. Ce l'abbiamo fatta! Perfetto! Che grande emozione! Morite, insetti! Il mio odio vi schiaccerà! Attenti, il mostro non è morto! Croc La aveva accennato a un chip dell'odio! Potrebbe essere la sua fonte di energia! Se lo stacchiamo, forse smetterà di attaccare. Facciamo una piccola operazione chirurgica. Io le aprirò il becco, così Bentley potrà divertirsi con le sue bombe. Ok. Ok. Siamo attenti ai laser. Fatto. Banda di Cooper, vi odio tutti! Vi raggiungerò nel sonno e vi distruggerò. Non avrete più un istante di pace per il resto delle vostre brevi e miserabili vite.
Glogla avrà la sua vendetta. Io sono la vendetta. Io sono l'alfa e l'omega. Glogla. Sì. Vi raggiungerò nel sonno. Chi sei, Jason? Ma porca miseria, ma... No. Oh. Ok. Ho ancora il mio chip dell'odio. Non mi batterete mai. Ottimo. Benissimo. Andiamocene da qui! Sta per esplodere! Ah! I miei occhiali! Eh? Bentley! Ti salverò io! Prendimi! Non riesco a camminare! Avanti, Sly! Andiamocene da qui! Benissimo! Clockwork è stato distrutto! Ottimo, ragazzi! Ce l'abbiamo fatta! E così... eravamo giunti alla fine! La banda Claw era stata sconfitta e le parti di Clockwork che erano state disperse dall'esplosione. Però, nonostante l'esplosione, erano rimaste intatte. Sembrava che niente potesse distruggerle. Carmelita si maledisse per non essere arrivata in tempo per sparare a Clockla. Così sfogò la sua rabbia sull'oggetto più vicino. Il chip dell'odio. In un attimo, fu tutto finito. Senza quel pezzo fondamentale dell'essenza di Clockwork, non restava più nulla. Le sue parti invecchiarono davanti ai nostri occhi come se il tempo avesse sconfitto l'antico uccello. È buffo che sia stata proprio Carmelita, un agente di polizia, ad annullare la maledizione che gravava sulla famiglia Pia Cooper. Clockwork non sarebbe mai più riapparso a minacciare me o i miei figli. Ligia al dovere, Carmelita dichiarò che eravamo tutti in arresto. Diedi uno sguardo ai miei amici e capì che non potevano fuggire. Così mi offrì di arrendermi in cambio della loro libertà. Certo erano piuttosto malconci, ma rimasi sorpreso, quasi di stucco, quando li vidi andar via senza prendere con sé l'attrezzatura. Erano più feriti di quanto pensassi. Stavano soffrendo. La vecchia unità di Carmelita arrivò in fretta. Consegnandomi a loro dimostrava la sua innocenza, guadagnando persino una meritata promozione. Era il minimo che potessi fare. Durante il viaggio verso la centrale, all'inizio rimanemmo in silenzio, studiandoci a vicenda. Poi, quando capì di avermi catturato sul serio, lei si rilassò e iniziammo a parlare. Ci raccontammo le nostre avventure. Chiacchierando ci facemmo persino qualche risata. E poi continuammo a parlare, di tutto. Arte, libri, musica. Sembrava un primo appuntamento. Mi mostrò anche una bottiglia di vino che conservava per la speciale occasione del mio arresto. Mi si strinse il cuore quando si accorse che il nostro breve volo sulla città durava già da 2 ore. Io l'avevo capito perché vidi passare la Torre Eiffel nei finestrini 17 volte.
Così andò dal pilota Ota a informarsi. A quanto pare i miei amici mi avevano fatto un regalo di commiato prima del decollo. Fluttuando nella brezza notturna sentii debolissima la voce di Carmelita. Cooper, io ti troverò! Ci rivedremo presto, sacco di pulci! Bene ragazzi, abbiamo finito Sly 2 la banda dei ladri. Beh, che dire, è stato un gioco veramente tosto. Beh, è stato un gioco tosto, ma allo stesso tempo molto appassionante. Beh, allora, diciamo che le parti più... Oh? Allora, queste sono le voci originali. Quindi la bottiglia di vino l'ha portata in centrale. Rispetto alla Carmelita ha continuato la caccia a Sly Cooper, ma le sue ricerche sono Dimitri è andato a lavorare come istruttore di danza su una nave da crociera. Rajan ora ha un lavoro come fabbricante di tappeti in Nord America. La contessa è andata a tagliare dolci mele. Jean Bison vuole lavorare per l'EPA ed è stato congelato ancora in una missione per salvare i pinguini. Bene ragazzi, io devo ammettere che appunto questi sono stati... Ok, è tutto. Ok, va bene, hai visto tutto. Hai vinto. Vai fuori. abbiamo visto i titoli di coda insieme. Vabbè, comunque... io direi che per questa parte può essere tutto. Ci vediamo alla prossima... al prossimo videogioco che è che a questo punto non ve lo dico, mandatelo a vedere attraverso i miei le mie informazioni sul canale. Detto questo ci vediamo alla prossima, ciao ciao.